Il Cagliari batte 2-0 la Dea. Siamo qua alla Sardegna Arena, ma non si è giocata quella partita, bensì si è giocata al Gewiss Stadium a Bergamo. Un Cagliari veramente spettacolare, favoloso, forse favoloso è l'aggettivo migliore da dare a questo Cagliari che batte l'Atalanta per 2-0 in una partita stupenda, in una partita non facile contro l'Atalanta nel proprio nuovo stadio, rinnovato il Gewiss Stadium. Per il momento è stata rinnovata solamente la curva nord, però ben presto verranno fatti lavori anche nel settore distinti nella curva sud. Il Cagliari che batte per 2-0 grazie a un autorete di Pasalic nel primo tempo, in seconda frazione di gioco invece segna Cristian Oliva, l'uruguaiano, che mette il sigillo alla partita 2-0. E il Cagliari che vince anche perché ovviamente merita, però anche dall'aiutino tra virgolette, perché l'Atalanta stava giocando in 10 con l'espulsione di Josip Iličić. Aiutino ovviamente l'espulsione, cioè non sta a me adesso valutare se c'era o non c'era, però comunque Atalanta-Cagliari è stata una partita spettacolare per il Cagliari, che è riuscita a neutralizzare completamente l'Atalanta. L'Atalanta ha fatto poco e nulla, ha fatto sinceramente qualcosa con Malinowski nella seconda frazione, che è superato per coprire il buco che aveva lasciato appunto Iličić col suo cartellino rosso con la sua espulsione. Però non è bastato, diciamo, alcune incursioni che ha fatto Malinowski, però non è bastato, perché la difesa del Cagliari impenetrabile stasera, che ha fermato uno dei migliori attacchi del campionato. Meno male, una sorpresa del campionato, che in questi ultimi anni si è rivelata una grandissima squadra. Però il Cagliari c'è e quindi si avvicina alla zona Champions addirittura, però c'è in zona Europa League. La prossima partita sarà Cagliari-Fiorentina, sempre qua alla Sardegna Arena alle 12.30. Spero di esserci, ma ragazzi, dopo questa vittoria, dopo questo Cagliari straordinario, io spero di esserci qua alla Sardegna Arena. Nel caso vi porterò qualche video, qualche esclusiva qua dalla Sardegna Arena. Quindi Cagliari vince 2-0, prestazioni dei singoli, posso dire da parte dei centrocampisti, grandissima prestazione di sostanza anche di Raja Nainggolan, che ha giocato dalla posizione di trequartista oggi, e anche Giovanni Simeone, che stavolta non si è reso protagonista con un gol ma con un assist per Cristian Oliva. Ma in generale hanno giocato tutti bene per il Cagliari. Olsen liberando una garanzia, ragazzi, una sicurezza. Secondo me al rientro, quando rientrerà Cranio, c'è veramente difficoltà, non si sa di mettere in campo tra Olsen e tra Cranio, perché Olsen sta rivelando veramente un grandissimo portiere, come si è rivelato un grandissimo portiere Cranio nella scorsa stagione. Per me è uno dei migliori portieri che ha avuto. Qui da Cagliari, qui dalla Sardegna Arena è tutto. Il Cagliari che batte vincendo per 2-0 contro l'Atalanta.